Amici, amiche di GP1, ciao a tutti, siamo qua a Imola con Denis, con la nostra Daniela, qua seduti perché siamo stanchi, siamo cotti, questo caldo non ci dà un minimo di tregua. Sì, oggi è stata una giornata calda, come ci aspettavamo, ha messo le previsioni, domani ancora più caldo, domenica ancora più caldo. Infatti abbiamo visto, seguendo le prove, che tanti top rider soprattutto hanno lavorato con gomme usate, con gomme finite, proprio per capire come gestire al meglio la situazione, come settare al meglio la moto e come guidarla loro in queste condizioni così un po' più difficili, diciamo così. Intanto c'è Bassani che non vuol venire, guarda, beh, con la fidanzata, lo possiamo capire, dai. Sì, no, guarda, fa finta di stare al telefono. No, scherziamo, dai. Vai avanti a fare il tuo discorso, sempre che stai facendo. Che... No, vabbè, ho finito, parlavo solo delle gomme, così. Comunque abbiamo visto che entrambe, tutte e tre le gomme portate da Pirelli lavorano abbastanza bene, sì. Non c'è una grandissima differenza, quindi sarà un po', diciamo, il feeling del pilota a decretare quale sarà la scelta di ognuno. Daniela, qua siamo un po' tutti di fretta perché stasera c'è il concerto di Placebo, stanno già iniziando a fare le prove, classifica che tu ti dai, sono curiosi, chi magari al mare sotto l'ombrellone, che magari non ha visto oggi. Allora, guardando la classifica combinata, troviamo davanti a tutti la Ducati di Michael Rubens Minaldi, che è riuscito a fare il tempone questo pomeriggio in una sessione segnata comunque da tre bandiere rosse, perché abbiamo avuto diverse cadute che comunque hanno un po' scombinato i piani dei piloti. Al secondo posto abbiamo la Kawasaki di Loz, che ha preceduto la sorpresa di giornata rappresentata da Carla Fierro. Al terzo con la BMW, nonostante un quinto cuore, diciamo, con il suo compagno di team Loris Buzz. Infatti i due sono stati protagonisti di un piccolo incidente a inizio sessione, che però non ha impedito a Gerloff di arrivare comunque terzo a fine giornata. Sì, hanno avuto un'incomprensione alla Tosa, sotto il piede a terra. Fortunatamente non tanti danni, sono riusciti ad entrare ai box e a ripartire entrambi. Però scherzo particolare. Poi andiamo avanti, arriva la chiamata che ci disturba, però dai, poi la richiamerai, no? Esatto. Vai, vai. Scusate. Poi abbiamo al quarto posto Bassani, seguito da Locatelli, Razgatioglu e poi Rea, settimo. Manca il campione in carica Alvaro Bautista, che è soltanto ottavo nella combinata di giornata, che comunque ricordiamo che Imola non è un tracciato che ama particolarmente, e poi è anche un tracciato che manca dal calendario dal 2019. Esatto. Quindi allora, qua hanno tutti rotto le scatole con questi 250 giri, però le Ducati sono lì, cosa rompete? Dai! Beh no, Bautista no, vedi, Bautista è quello che è ottavo oggi, no? Nella combinata. Però secondo me domani sarà lì davanti, dai. Dobbiamo dire che questa è una pista, per mio, dove le Ducati funziona bene. Le Ducati stanno andando bene, però non è che gli altri sono andati così piano, Lewis, Garlo, Bassani. Poi bisogna capire il tempo che hanno fatto, con che gomma l'hanno fatta, perché un Gerloff suppongo che l'abbia fatto, magari abbia provato la qualifica per domani. Esatto. Un Rinaldi invece ho visto con i miei occhi che ha usato la gomma da gara per fare quel tempo lì. Esatto. Quindi è sempre difficile dare una corretta valutazione di una classifica nell'ATP2, perché non sai mai che gomme uno sta usando o andrà a provare. Ecco, una cosa da tenere in considerazione, come diceva Daniela prima, le bandiere rosse che ci sono state oggi. Esatto. In questa pista qua, storicamente, ci sono sempre tante bandiere rosse. Ma perché? Perché non ci sono tanti spazi di fuga, di fuoriuscita delle moto, dal circuito. Non c'è la service road che gira attorno al circuito, quindi è difficile portare fuori le moto dal circuito. Ci sono delle varianti, quando ci cadi dentro butti la ghiaia, diciamo, in pista. E quindi diciamo che le bandiere rosse le potremmo vedere anche in gara, le potremmo vedere anche in qualifica, e quindi potrebbero determinare i risultati comunque sia delle qualifiche che delle gare. Dennis, qua prima o poi di passare nuovamente la parola a Daniela, qua tutti si chiedono cosa è cambiato con questi 250 giri. Ieri un po' Bassani e poi anche Bautista un po' l'ha sfidato, allora ho trovato poca fiducia questa mattina, però più o meno sul passo non sono così messo male. Il discorso è che devi andare un po' più, devi vedere un po' tutti i rapporti, no? Cioè, se poi magari un po' che spiegare ai nostri
follower che sono 50.000, mi ha tagliato il traguardo di 50.000 follower. Grande! Ci sei anche tu! Poi dobbiamo dargli anche la percentuale a lui, ci offriremo una birra da quei level stasera. Ah, ok! No, per i nostri appunto follower, cosa cambia? Cos'è che si deve fare quando hai 250 giri? Com'è che si interviene? Ma allora, in realtà quello che fa tanto, tanto la differenza a noi oggi non sono questi 250 giri, ma sono i 500 giri. Certo. Perché sommate quelli di tre gare fa all'inizio anno, sono 250 più 250, oggi abbiamo 500 giri in meno rispetto a quella che era la nostra configurazione della moto. Ok. Cosa succede? Che girando con 500 giri in meno ti... ti cambia anche la portura del cambio. Certo. Tu devi usare delle marce diverse. Tu se prima riuscivi a fare una parte del circuito, diciamo, tutto con la stessa marcia, adesso non ce la fai più, perché non puoi sfruttare quei 500 giri in più. E così anche sui rettilinei. Quindi devi cambiare la portatura. Adesso quello che puoi fare della corona e pignone, diciamo, aggiustarti con l'elettronica. E poi comunque ti cambiano anche un po' le mappe, ti cambia un po' tutto, no? Anche solo, facciamo un esempio, lo scarico. Uno costruisce uno scarico per un motore che gira X giri, no? Se tu me lo fai girare 500 in meno, hai bisogno di uno scarico che lavora diversamente, perché lo scarico che ti dà la potenza massima in quei 500 giri là, non te ne fai più niente perché non li usi più. Quindi devi rivedere tantissime cose a livello tecnico. Questa è una cosa che nel lungo periodo influirà sui costi, perché noi avremo più costi per andare a far fronte a queste cose, perché poi dovrai fare anche quando lo potremo fare, perché durante la stagione tu non puoi cambiare la portatura del cambio interno, però da una stagione all'altra sì. Quindi questo inverno, se rimarrà questo regolamento, dovremo andare a rifare le porture interne del cambio. Poi sappiamo, una moto che gira con meno giri di una moto che gira con giri più alti, hai delle caratteristiche di guida diverse, quindi devi anche cambiare un po' il setup della moto, cambiare un po' il tipo di guida, devi gestirla, iniziare a gestirla e a capire come appunto far fronte a questa problematica alla fine. Quello che sono rimasto un po' stupito è il fatto che è andato questi 250 giri in più a Kawasaki quando loro in realtà non li possono utilizzare. Ecco, questo è un altro bel aspetto. Non è un vantaggio per loro. Giusto. Quindi è inutile, nel senso che tanto loro, la loro moto lavora già al regime massimo di potenza di quella moto lì. Loro non possono quindi andare. Se ne dai altri 1000, non se ne fa appunto, niente uguale. Questa, capisci? È una nota importante, che appunto Kawasaki ne ha dato 250 giri a Barcellona, poi altri 250, ma di questi 500 al momento ne hanno utilizzati zero, perché l'attuale specifica del motore non consente appunto di andare a intervenire. E loro appunto adesso faranno poi comunque alcuni cambiamenti e tutto, però dovranno ancora aspettare tre gare, come ieri appunto ieri ci ha spiegato Jim Roda. Hai fatto una bella spiegazione, io penso che potresti anche chiedere un aumento da 2-11 per le prossime tre gare, anche te come Kawasaki. Daniela, domani gara 1, la tua sensazione qual è? Chi è che sono i tre su cui magari scommettere un euro per il podio? Bautista secondo me non lo possiamo assolutamente tagliare fuori dal podio, anche perché comunque il caldo è una variabile da considerare. La Ducati funziona molto bene con le alte temperature e soprattutto il consumo delle gomme potrebbe cambiare un po' le carte in tavola o comunque andare a regalarci magari anche una gara molto combattuta. E gli altri due? E gli altri due io direi Razziatioglu e penso anche Rinaldi, che comunque sulla una delle piste di casa sicuramente potrebbe fare bene. Io su Michael ti dico, spero appunto dai che fisicamente lui riesca a reggere dal punto di vista fisico, perché comunque ha detto che è stato diversi giorni a letto. Sì, si è riposato. Tu hai un buon rapporto con Michael, quindi penso che... Dopo la caduta di Donington ha fatto appunto un po' male la caviglia, ha dovuto riposare qualche giorno, doveva riposarla, non c'è niente di rotto da quello che so io, però si è dovuto riposare per recuperare per questa gara qua, quindi non si è potuto allenare come fa normalmente, il suo solito. Però dai, io come dici te, io mi aspetto che comunque tutti gli italiani, nel senso Locatelli, Petrucci, Bassani e Michael, possano fare una bella gara, possano giocarsi tutti quanti nei primi 5. Ovviamente gara in Italia, l'italiano ha sempre quella plus, no? Quella marcia in più, quella carica in più per far bene davanti al pubblico di casa, quindi... Hotel non lo calcoli, c'è il tuo pilota, il problema di Hotel è che lui non ha mai visto la pista. No, esatto. Quindi oggi appunto... diciamo che ha perso la giornata a guardare dove girare, a capire dove erano le curve, gli avvallamenti, le buche, a capire com'era la cosa. E lui è tedesco, non è italiano,
però spero che dai, da stamattina pomeriggio abbiamo fatto un passo avanti importante. Stasera era contento perché sta iniziando a capire i segreti di questo circuito, che comunque è un circuito molto difficile, cioè per me è stupendo, dovrebbero farlo patrimonio dell'UNESCO, ma sì, come si fa? Sì, è bellissimo. Però è molto molto particolare e difficile, c'ha una sola linea, devi conoscerlo bene. E quindi speriamo domani di fare un altro passo in avanti e di divertirci anche noi, ecco. E poi per concludere, domani big announcement by BMW for the next year. Eh sì, perché scade l'opzione di... Quindi Daniela, come va a finire questa storia? Raccontacelo un po', che noi non sappiamo niente. Dicelo tu. Dai. Scommettiamo, siamo scommessi. Dai. Diciamo che i presupposti per la riconferma ci sono tutti. La squadra vuole tenere Scott. Scott comunque è stato quello che ha portato il migliore risultato della squadra lo scorso round a Donington con il quarto posto. E quindi... con buona probabilità continueranno insieme. Cioè, loro non sono neanche riusciti a prendere a Verdi, capo. Con la moto Ducati era forte, vinceva, si è giocato anche un po' il mondiale fino a tre gare dalla fine, tu neanche sei riuscito a fare il colpo Verdi. Ma con Ducati sei già stato Verdi. Poi tu sei uno che le mie essere riscaldate non mi piace. Esatto. Attenzione, questa potrebbe essere la notizia... No, dai. Però secondo me, come dicevo l'altro giorno, ieri, sì. Credo che Redinger... anche sì, secondo me sì, perché comunque per come sta lavorando, per quello che sta investendo la BMW, sarebbe un peccato che lui va via e poi si mette veramente ad andare forte a BMW, perché forse dopo tutti gli sforzi che stanno facendo potrebbe arrivare il momento che è maturata e che può lottare anche lei davanti. Comunque l'ultima gara ha fatto quarta, cioè non è che ha fatto ventesima, no? E di conseguenza non è così lontanissima, se vogliamo dire. E poi dai, poi ci sarà il mercato, e qua la cosa bella è che, cioè, qua tu vedi tutti che parlano, tipo oggi ho visto Vergani che saltava dentro da Camier in box nel Motorhome Honda, cioè di... Poi però... Quest'anno il mercato è caldissimo perché sembrerebbe una scadenza, no? Entro il 31 luglio bisogna... E invece io sono convinto che noi il 31 luglio siamo di nuovo qua, cioè non su questa panchina, spero, però secondo me... Però cioè... Cioè io vi faccio una domanda, secondo voi sarà un mercato stravolgente oppure sarà un mercato che al massimo si muoveranno uno o due? Vai, prima te Daniela. Non ci saranno tutti questi spostoni, secondo me. Bene, sai cosa dici? Ma anche secondo me, anche perché adesso gran parte del mercato comunque è già stato abbastanza delineato. E non ci saranno degli stravolgimenti esagerati o dei colpi di scena. Neanche secondo me, almeno. Poi magari succede, domani chissà, boom, arriva la big news. Aspettiamo Yamaha, perché lì Yamaha lì qualcosa non sa veramente niente, lì sicuramente c'è tanta attesa per il pilota che andrà a sostituire Toprak, perché cercheranno un top rider al livello di Toprak. Esatto. E quindi lì c'è molta attesa e curiosità. Non sarà facile trovarne uno a livello di Toprak, no. Però vabbè, vediamo cosa fa adesso. Vedremo. Bene, bene, bene. Possiamo solo aspettare, guardare. Poi aspettiamo anche voi, Poi sarà anche quella, certo. Ce la dai in anticipazione a noi oppure dobbiamo aspettare che il comunicato stampa, come dai, un inizio, io ho la telefonata il giorno prima. Ti anticipo, ti chiamo al telefono, te l'anticipo 3 minuti prima che sia il comunicato. Va bene. Esclusiva. Bene. Poi ti aspetto il prossimo anno. Il primo errore. Bella. Dai. Ci vediamo domani. Ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie, ciao.